Siamo qui con Power al We Make Future. Power, domanda molto semplice: ti saresti mai immaginato di diventare famoso con i videogames, di diventare così popolare e salire qui sul palco al We Make Future? No, cioè la verità è proprio no, pure perché io non stavo cercando di diventare famoso con i videogiochi, io stavo solamente giocando e mostrando quello che facevo perché lavoravo all'estero, tra l'altro all'epoca che è esplosa la mia fama. E niente, giocavo per divertimento, giocavo perché mi piaceva competere e di colpo c'è stato questo bisogno della gente di trovare qualcuno che sapesse giocare, che fosse bravo a giocare, ma sapesse anche intrattenere giocando. E sono capitato al momento giusto anche, e per me, anche quando sono diventato famoso, per quasi 2 anni io continuavo a lavorare e allo stesso tempo streamare, perché per me era una cosa effimera all'inizio, che non volevo fare. Benissimo, e infatti quale consiglio daresti agli aspiranti creator di videogiochi? Immagino che la persistenza sia importante da quello che mi dicevi. Allora, assolutamente la costanza è una delle prime cose che bisogna avere, quindi tanta costanza, dedizione e sacrificare molto del proprio tempo libero. Però io, come dico, mi piaceva fare questo, quindi quello era il mio tempo libero, e quindi non è stato così pesante. Però un consiglio che do è cercare di essere originali, pure perché anche se riuscite ad arrivare a quel po' di fama, se non siete originali poi vi ritroverete in quella che è la mediocrità. Sicuramente quello, e soprattutto cercare di essere una figura pulita in quel caso, almeno pubblicamente. Ma infatti, facendolo per mestiere, non è che a volte ti vengono a noia i videogiochi, non facendolo più solo per divertimento? No, perché quando chiudo lo streaming io gioco magari a un altro gioco o continuo a giocare a quel gioco, come è successo ora nell'ultimo periodo per Diablo 4 o in precedenza ad altri giochi che portavo, come per esempio Tarkov, Rust. Li portavo in streaming 8-9 ore, poi chiudevo la streaming e rimanevo a giocare, continuavo a giocare a quel gioco perché avevo piacere, quindi continuavo fino a fare tardi. Quindi i videogiochi non ti stancano mai? Benissimo. No, sfortunatamente o fortunatamente no, non mi stancano, perché poi sono dei mondi fantastici incredibili in cui immergersi. Il gioco dell'anno 2023 secondo te? Allora, dopo l'uscita di Zelda e avendolo completato quasi al 100% con tutti i segreti e tutto, direi Zelda, specialmente visto Breath of the Wild. Poi è uscito pure Diablo 4, che si presenta come un gioco incredibile. Dovremo vedere ora con le stagioni, con la prima stagione a luglio, quello che succederà. E ora però c'è anche Starfield, di cui ero super scettico con quello che si era visto. Hanno mostrato un intero gameplay di 45 minuti e io ho detto: non è possibile che esce un gioco del genere, c'è una fregatura. Quindi vedremo, sono questi i tre contendenti secondo me al gioco dell'anno. Sarà dura. E il gioco che attendi di più anche nei prossimi anni in assoluto? Ne hai uno che attendi particolarmente? Sì, non credo sia molto conosciuto. Nel senso, forse chi gioca a Destiny o ha giocato ad Halo conosce, perché è fatto da Bungie, è The Marathon, che è stato annunciato durante la conferenza Play 5, e sono molto curioso di questo gioco, di cui non si sa ancora tanto se non che tipologia di gioco è, quindi lo vedremo probabilmente forse qualcosa nel 2024 inoltrato. Benissimo, grazie mille. Prego, un saluto.